Le penne nere di Centine, grandi protagoniste a Treviso alla Dunata del Piave. Dopo la minaccia dell'UNESCO divampa la polemica in città, il nostro reportage. Forza Italia verso le elezioni, a sorpresa annuncia, due imprenditori pronti a correre. Hotel Adele, il capogruppo in regione dei 5 Stelle, non risponde alle nostre domande. Messaggi hard ad alunne minorenni, professore licenziato e segnalato. Tra una pennellata e l'altra pensa bene di rubare in casa, in bianchino arrestato. Record di multe per una vicentina sulla strada dei Velox tra Carmignano e Cittadella. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Vicenza, siamo puntuali in diretta con tutte le notizie della giornata, avete sentito dai titoli, in apertura andiamo a Treviso, la grande adunata del Piave, penne nere di Vicenza, grandi protagoniste. In questo momento in diretta per noi c'è Lucio Zanato. Telespettatori del TG Vicenza, Diretta Veneta, buonasera da Piazza dei Signori di Treviso, dove sta arrivata la bandiera di guerra ed è il secondo momento, diciamo, importante di questa nostra prima giornata del tre giorni della adunata, della 90ª adunata del Piave degli Alpini. Come vedete stanno sfilando tutte le bandiere e i labari e c'è in questo momento il posizionamento in Piazza dei Signori, dove poi ci sarà naturalmente il momento storico, il passaggio appunto di questa bandiera di guerra con tutti gli onori da parte delle massime autorità. In Piazza dei Signori c'è la presenza del governatore Luca Zaia, c'è un picchetto degli Alpini, c'è la fanfara della Giulia, ci sono tutti i sindaci della Marca e non solo, e adesso nell'infilata che con Nicoletta cerchiamo di farvi vedere qui da Piazza dei Signori ci sono i diversi labari delle varie sezioni degli Alpini che stanno arrivando in Piazza dei Signori. Vedete, questo è un momento particolarmente toccante, il momento che chiude la prima serata, una grande adunata che vi invito di vivere con noi. Se potete venite a Treviso, c'è tutta un'organizzazione che vi può accogliere, per cui potete parcheggiare l'auto, arrivare tranquillamente a piedi in centro e vivere l'alpinità di questa città, oppure questa sera alle 21:20 potete stare con noi in diretta su Focus. Andremo a vedere i vari campi degli Alpini dove gli Alpini sono alloggiati, e domani sera invece alle 21:15 su Antenna 3 uno speciale da Piazza dei Signori, esattamente da questa piazza, per vivere con voi e per voi l'alpinità. E con questo restituisco la linea a Lorenzo Munegato, buona serata. Ovviamente immagini un po' traballanti, ma eravamo in diretta, tante persone in questo momento a Treviso, la concentrazione delle troupe, anche di quelle nazionali, sulla marca trevigiana per questa grande adunata. Lucio Zanato ci ha testimoniato la chiusura del primo giorno di festa con la bandiera di guerra che arriva in piazza a Treviso. Grande festa, poi torniamo a parlare di Alpini, non vi preoccupate, adesso parliamo della polemica che si è innescata dopo l'annuncio dell'UNESCO che vuole togliere i gradi di città patrimonio dell'umanità a Vicenza. Allora siamo andati a tastare un po' l'umore della gente e vedere un po' le questioni critiche. C'era una volta Vicenza, la città del Palladio. Oggi c'è Vicenza, la città di Borgo Berga. Un pugno nell'occhio, anzi un pugno nello stomaco, sì, perché per colpa di questo proprio Vicenza rischia di perdere il riconoscimento di città patrimonio mondiale dell'UNESCO. È proprio un pugno nell'occhio. Nell'occhio. Questa è bruttissima come struttura. Quando lo guarda, sì, ho visto. Riceve il pugno nell'occhio. Sì, difatti parecchi amici mi dicono che è stata proprio una cazzata a fare sto Borgo Berga qua, il tribunale. E vedi anche di dietro là che c'è tutto in costruzione, milioni e milioni buttati via. Il sindaco non poteva nascere una cosa del genere. Se io fossi l'ispettore dell'UNESCO toglierei il titolo come alla città di Vicenza. Glielo toglierebbe? Io sì. Lei è severo però. E sono molto severo, sì, su queste cose sì. Sindaco, con l'UNESCO cosa facciamo? Date una regolata. E vabbè, questo è Borgo Berga. Per fortuna però in centro storico è sempre viva la città del Palladio, è sempre viva.
sta morendo proprio. E qui siamo in uno dei cuori pulsanti di Vicenza, siamo in Corso Fogazzaro, una delle strade più eleganti della città, eppure c'è una lunga infilata di saracinesche abbassate, di vetrine spente, di negozi chiusi, di cartelli con su scritto vendesi, e purtroppo tutto questo porta anche a sporcizia, a degrado. Sì, un disastro, dispiace molto. Dispiace. Dovrebbe essere valorizzata perché è una città che veramente i turisti scoprono, lo può dire lei che ha un residence. Io ho un residence qui a Vicenza e vengono per caso e poi si innamorano di Vicenza, ma non lo sanno. Vicenza per caso? Per caso, sì, sì. Pubblicizziamo Vicenza. Vicenza c'è. Lo diciamo a tutti i turisti, venite, Vicenza c'è. Che chi dovrebbe dirvelo non ve l'ha ancora detto, ve lo diciamo noi. Giusto, giusto. Adesso parliamo di politica con Forza Italia, che insomma si muove in vista delle amministrative, anche se sono ancora lontane, e annuncia: abbiamo due imprenditori che sono pronti a scendere in campo. Noi il nostro candidato lo abbiamo già dentro il nostro cilindro, un paio di candidati ci sono. Li avete? Li abbiamo. Lo possiamo ufficializzare? Possiamo dire, abbiamo un paio di candidati, ci sono. Forti già. Questa volta? Forti, persone che sono spendibilissimi. Due candidati forti e spendibilissimi, Forza Italia li ha. È ufficiale, nella corsa per la poltrona di sindaco di Vicenza, il centrodestra sa che è necessario restare unito, nessun partito da solo può vincere, quindi è necessario condividere un programma schietto, con poche idee ma chiare, e convergere su un candidato che vada bene a tutte le fazioni. Al tempo opportuno noi usciremo con il nostro candidato, dopo speriamo che sia condiviso da tutti. Insomma, a Vicenza, dopo 10 anni di governo di centrosinistra e dopo aver perso nettamente 2 tornate elettorali, Forza Italia è pronta a tirar fuori dal cilindro non un coniglio, ma 2 cavalli da corsa. Un gioco di prestigio difficile, ma non impossibile. Certo, in questo momento nessuno fa nomi, perché significherebbe bruciarli, ma 2 indizi sui candidati di Forza Italia riusciamo a strapparli. Persone che sono realmente spendibili nel territorio, che finora per fortuna non sono usciti sul giornale. Imprenditori? Imprenditori. Ovvio che dirlo adesso il nome sarebbe e significherebbe bruciarli definitivamente, quindi insomma in Forza Italia tengono le bocche ben cucite. Andiamo avanti, parliamo dell'hotel Adele. Volevamo fare un paio di domande al capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Jacopo Berti, ha preferito non rispondere, evidentemente questa questione imbarazza parecchio. Jacopo Berti non parla, rifiuta ogni commento sullo scandalo Hotel Adele di Vicenza, uno scandalo tutto politico che arriva proprio da un movimento, i 5 Stelle, che fino all'altro giorno, quando è scoppiata la bufera, puntava il dito contro le organizzazioni non governative e i presunti legami con gli scafisti. È proprio uno dei pentastellati, il consigliere comunale di Marostica, Gedore Mandreatta, come lavoro gestisce attraverso una serie di società l'unico vero hub del capoluogo berico, dove passano centinaia di migranti. Pensate un po'. E il consigliere regionale Berti non dice nulla? Se il protagonista della vicenda fosse stato di altro colore politico, apriti cielo. Berti si sarebbe fatto in 4 tra videomessaggi e interviste per attaccare il colpevole. Ma oggi no. Avete presente quando si dice predicare bene e razzolare male? Ecco, qui c'è una chiara reinterpretazione tutta pentastellata del detto. Abbiate la compiacenza di essere coerenti e pertanto, visto che vi comportate male, è il caso che voi cominciate anche a predicare male. Una tiratina d'orecchie, naturalmente torneremo a chiedere di questa vicenda a Berti, vedremo insomma se risponderà. Sta di fatto che questo hotel a 5 stelle, l'abbiamo ribattezzato così, sta facendo discutere Vicenza e non solo. La cronaca adesso, andiamo a vedere il giornale di Vicenza, questa notizia: 14 anni denuncia violenza sessuale, arrestato un trentenne, uno straniero di 30 anni è stato fermato ieri sera dai carabinieri e ora deve rispondere di violenza sessuale aggravata, tutto era iniziato
iniziato quando alcune ore prima un giovane ghanese di 14 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri raccontando di essere stata violentata da un adulto, sarebbe stata adescata per strada da uno sconosciuto che l'avrebbe poi portata in un appartamento dove avrebbe abusato di lei. Poco dopo sono scattate le manette nei confronti di questo trentenne. Naturalmente se ci saranno degli aggiornamenti ve li daremo in tempo reale. Professore nella bufera, mandava messaggini spinti hard a delle studentesse, è intervenuta la preside che lo ha licenziato e poi ha segnalato anche il fatto alle forze dell'ordine. Aperta un'inchiesta sul professore di educazione fisica accusato di aver inviato messaggi a sfondo sessuale ad alcune studentesse di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Le ragazze senza esitazione hanno portato i loro cellulari alla preside e le hanno fatto leggere le frasi hard del prof, che senza dubbio non aveva pensato al famoso adagio scripta manent. Peggio ancora, se sono a luci rosse le destinatarie sono minori. La dirigente dell'istituto di Vicenza ha immediatamente allontanato il docente informando famiglie e questura. Adesso vi facciamo vedere le foto, sempre dal giornale di Vicenza, di un incidente avvenuto ieri sera in località Ponte d'Oro, in via Vicenza, direzione Schio. L'auto condotta da un americano, uno statunitense 39enne, si è scontrata frontalmente con quella di un'altra giovane che proveniva dal senso opposto, un frontale tremendo. I due sono stati portati in ospedale, sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere l'americano. Dicevamo, entrambi hanno una prognosi di 30 giorni, lo statunitense guidava sotto l'effetto dell'alcol e anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Approfittava del lavoro da imbianchino per rubare nelle case dove lavorava, è stato fermato. Ecco che arriva l'imbianchino, deve effettuare lavori di tinteggiatura in una casa e invece ne approfitta per rubare oggetti preziosi da armadi e cassetti. Peccato che venga smascherato dai carabinieri di due ville, anche perché è sempre lui, Alberto Dalla Rosa, 42 anni. Era lui ad aver già compiuto altri reati, era lui che aveva investito un agente di polizia locale di Caldogno lo scorso 19 aprile ed è lui che oggi mette a segno questo furto. Insomma, è sempre lui ed è sempre in giro. Una domanda ai signori politici che fanno le leggi e ai giudici che le applicano: ma cosa si deve fare in Italia per restare dietro le sbarre? Cresce anche a Vicenza la domanda di case popolari, tra le cause principali c'è la crisi economica, tra chi le chiede in maggioranza sono single e anziani. Vediamo. 50 nuovi alloggi per una spesa di 7 milioni di euro entro il 2019, programma d'acquisto del Comune di Vicenza, soluzioni per l'emergenza abitativa generato da sfratti o altre situazioni di difficoltà strettamente connesse al perdurare della crisi economica. Anche nel capoluogo berico la richiesta di case popolari è alta. L'ultimo bando del 2015 si è attestata sugli 800, sono sempre numeri molto importanti. Il Comune di Vicenza ha un parco case molto importanti, 1500 appartamenti più oltre 1200 later, quindi veramente sono molte le case popolari a Vicenza. E noi però pensiamo che sia giusto incentivare dei nuovi acquisti, anche perché c'è dell'invenduto e quindi la possibilità, senza costruire, di avere appunto dei nuovi alloggi. Per finanziare gli acquisti i soldi deriveranno da fondi disponibili per l'ERP, da finanziamenti pubblici europei, dalle operazioni di riscatto della piena proprietà effettuate dai cittadini che abitano o hanno uffici e negozi in vecchie zone PIP e dal nuovo piano di alienazione d'alloggi, ormai vecchi. A farla da padrone nella richiesta per lo più singoli individui, il 40% dei nuclei familiari di Vicenza. E di certo la crisi incrementa la domanda soprattutto del canone agevolato. Un canone che è appunto calmierato e tra l'altro con molti benefici fiscali sia per il proprietario e sia per l'inquilino. Record di multe per una vicentina sfortunata, sentite. Se non è record del mondo, beh, poco ci manca. Quattro multe in un'ora per un totale di 680 euro, tutti in conto a una musicista vicentina 34enne caduta, come tantissimi altri automobilisti, nella rete di autovelox sulla strada tra Vicenza e Treviso. Il suo filotto di multe, senza essere mai fermata, dimostra che gli autovelox non servono come strumento di prevenzione, ma solo di sanzione. Lei dice che è un'ingiustizia, forse farà ricorso, ma in Italia, sul codice della strada, non si scherza, c'è la certezza della pena.
Prima di tornare a parlare di alpini parliamo di sport con il derby tutto veneto per il Vicenza contro il Cittadella. L'imperativo naturalmente è vincere. Un Vicenza agguerrito più che mai domani scenderà sul campo del Tombolato con il coltello tra i denti perché è l'ultima chance per evitare di precipitare in Lega Pro. E allora per mantenersi il posto nella serie cadetta gli uomini di Mister Torrente dovranno mettercela davvero tutta in questa 41esima giornata di campionato e magari ripetere il risultato che due anni fa vide i biancorossi battere il Cittadella proprio a casa loro. Intanto già 1850 biglietti sono stati acquistati in prevendita per questo match salvezza di cui 850 dai tifosi vicentini per sostenere gli 11 di capitano Giacomelli. Fischio d'inizio per il derby Cittadella-Vicenza alle 15. 100 chilometri tutti di corsa per raggiungere la Dunata degli Alpini. Abbiamo intercettato questo sportivo alpino a Vicenza. Il maratoneta alpino, lui è Mattia Magro di Poiana Maggiore, è partito stamattina da casa e domani pomeriggio arriverà a Treviso per la 90esima Dunata Nazionale degli Alpini. Ecco la Vicenza mentre attraversa la città, una grande prestazione sportiva la sua, a suon di chilometri, uno dietro l'altro, tutti rigorosamente di corsa. Sarebbero 80 fino a Treviso, però noi abbiamo fatto il giro un po' più largo per fare 100 chilometri, per fare 100 anni di adunata del Pasubio, della sezione Pasubio. In bocca al lupo a questo corridore, sta correndo per arrivare alla Dunata degli Alpini, la Dunata del Piave, troverà le nostre truppe ad aspettarlo. Adesso parliamo ancora di penne nere, siamo andati a trovare gli alpini di Montebello nel loro campo a Monigo. Non lo vuoi tre, siete una guardia. No, già in giro. Domani siamo in 30. Eccoli qui gli alpini guardiani di Montebello Vicentino, i Veci, rimasti al campo da rugby di Treviso mentre gli altri, i Boccia, sono in giro a divertirsi. Nell'attesa ci facciamo raccontare il loro campo. Qua c'è la parte noto, diciamo. Adesso devono ancora sistemarsi. Qui invece abbiamo la sala da pranzo, tanto per dire qualcosa. E là siamo noi due, noi tre che dormiamo in camper, tanto perché più anziani ego. La voglia di esserci è sempre grande, anche se c'è forte preoccupazione per il futuro del corpo alpino. Gli alpini ci sono dappertutto. Chiarano, sono e saranno sempre i migliori. Quindi saranno in vita i vecchi, perché rimpiazzi nel senso che i giovani che ne pochi, e ne ancora pochi giovani che fa. Almeno 6.000 all'anno. Invece per qualche anno. Specialmente per l'educazione che tante famiglie non le fanno ai giovani d'oggi. E i campanilismi questa volta li lasciamo a casa, soprattutto pensando alla storia. Sarà Vicenza da meglio? È sempre la zona buona. Veneto va bene dappertutto. Qui siamo in zona Piave ed è più giusto che sia su questa zona che non fa Vicenza. Adesso le anticipazioni di Agricoltura Veneta. Sì, buonasera a tutti, vi parleremo domani e domenica in Agricoltura Veneta di formaggi veneti. Perché? Perché stanno andando veramente forte, lo dicono i dati dell'Istat, formaggi sempre più venduti, sempre più consumati e che finiscono sempre più all'estero. E parliamo con Moreno Tommasoni, titolare di un importante caseificio trevigiano. A cosa è dovuto tanto successo per questi formaggi, per questi nostri formaggi? Il grande successo dei formaggi veneti è dovuto proprio alla tipicità dei nostri prodotti che produciamo nelle nostre aziende. La varietà che va per la maggiore? Ma oggi, diciamo, nel Veneto il formaggio principe è il formaggio il padano, il formaggio, il grana e il padano. Adesso poi abbiamo l'asiago. Padano, l'asiago, il montasio. E adesso abbiamo i formaggi freschi che stanno andando molto bene. I formaggi freschi stanno andando molto bene e ancora di più stanno andando bene i nuovi formaggi emergenti, diciamo i formaggi con latte di capra. Questo è un formaggio di capra e adesso sempre di più il consumatore sta andando verso questi prodotti proprio perché hanno delle caratteristiche sia più digeribili e anche con dei gusti diversi. Gli altri servizi, vi parleremo di un cereale che sta dando soddisfazione ai coltivatori, è coltivato in particolare in provincia di Venezia, e un servizio sulle erogazioni, processioni che un tempo in questa stagione si facevano tra i campi, invocando il buon Dio perché fornisse raccolti abbondanti e regalasse salute e benessere. Buona serata a tutti.
E siamo in chiusura di questa edizione di TG Vicenza. Vi ricordo, questa sera 21.15, 21.20 torna Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli. In studio ci saranno Remo Sernagiotto, Giovanni Battista Maestriner, Settimo Gottardo, Leopoldo Bottero, Giorgio Tronca, Gianluca Piva, Ivan Palasgo e Stefano Marrone. Come sempre aspettiamo i vostri messaggi da casa. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. A presto. Correnti umide ancora interessano tutte le nostre zone, però vanno limitandosi sempre più verso la zona alpina e pedemontana, quindi queste saranno le zone ancora colpite in modo irregolare. Detto questo, possiamo dire un discreto fine settimana, ancora con possibilità di qualche precipitazione isolata, più probabile e più intensa certamente sul Bassanese, quindi prevediamo per domani inizialmente una nuvolosità irregolare, poi ampie schiarite, però dal pomeriggio sia sul Vicentino che sul Bassanese potremo avere qualche fenomeno di precipitazione. Non durerà molto, però ci potrà essere anche con buone possibilità. Dopodomani, quindi per domenica, ancora stessa situazione, una nuvolosità variabile e poi all'improvviso con un aumento della nuvolosità e possibilità, soprattutto sul Bassanese nel pomeriggio, anche di qualche fenomeno temporalesco, quindi molto limitato e di breve durata. I venti sono deboli con qualche rinforzo, saranno dai quadranti occidentali. Le temperature, fatto forse positivo, nel senso che passeremo e stiamo passando già in poche ore da temperature ormai che erano ancora invernali a temperature tipicamente estive, infatti minime previste intorno ai 15-16 gradi, massime che sul Vicentino raggiungeranno anche i 25-26 gradi. Per finire l'Alto Adriatico, per domani è tendente al mosso, per dopodomani al poco mosso.